Buongiorno a tutti, ringrazio Lella per questo invito e ringrazio tutte voi per questa partecipazione così numerosa, insomma, fa sempre piacere trovarsi posti, insomma, a poter discutere, a poter parlare in luoghi dove così si percepisce la voglia di esserci e di discutere. Oggi non è così frequente di partecipare e di discutere, e credo che questo sia veramente uno dei grossi problemi che oggi abbiamo, che ci portano magari a rintanarci di più nelle nostre case, essere di più passivi di fronte alle TV e magari avere meno lo stimolo di uscire di casa, incontrarsi con gli altri e scambiarsi delle idee. Ma io butto anch'io lì qualche riflessione, lanciandomi le cose importanti che ha già detto Lella, ma così come stimola la discussione, perché appunto siamo qui per dire delle cose, ma a me fa piacere ascoltare, fa piacere anche quando sono in un territorio, ormai un po' divisi, comincio a conoscerli anche degli spiaggini, ma insomma se è un territorio nuovo fa piacere anche sentire appunto quali sono le idee e i sentimenti di territori anche diversi dal proprio. E quindi anch'io butto solo lì qualche stimolo, anche in modo disordinato, solo per alimentare un po' la discussione. Ma intanto c'è una domanda di partenza che noi ci possiamo fare: se sia necessario oggi parlare di politiche di pari opportunità, oppure non serva. Io credo che, perché alcune amministrazioni non hanno nemmeno indicato nella loro compagine di giunta, di squadra, questo tipo di delega. Non tutti i comuni, non tutte le province hanno la delega alla pari opportunità, la Regione Liguria stessa solo dall'ultimo mandato, con chi mi ha preceduto, Rita Berruti, ha iniziato ad avere questa delega. La mia risposta è sì, ma non perché devo difendere la mia delega, anche perché è un pezzetto di altre, comunque, come dire, che mi occupano parecchio tempo, quindi non è un problema di salvaguardia delle cose che si fanno. Ma penso di sì, perché oggi, soprattutto oggi, in questo momento culturale specifico, questo momento politico specifico, mi sembra che una serie di diritti acquisiti o di valori che in qualche modo noi come generazione avevamo dato un po' per scontato, insomma, conquiste che sono partite dalle donne costituenti e andando avanti negli anni, che chi come me, insomma, sui 50 anni ha vissuto un po' come la spinta ancora delle madri, ma che ha vissuto in prima persona negli anni 70 della contestazione, negli anni 80, dove sono state anche le esperienze, insomma, più accentuate, diciamo, di femminismo, di comunque lotte per i valori cosiddetti civili. E pensavamo in qualche modo che una serie di diritti, come dire, fossero lì fermi e che semmai si poteva andare avanti, ma che quel quadro era un quadro fermo, come i quadri belli che avete qui appesi alle pareti. In realtà ci rendiamo conto ogni giorno che questi quadri fermi non ci sono, che diritti che davamo per scontati non si verificano, non si verificano qui nella nostra realtà territoriale, non si verificano in altre parti del mondo per altre donne, oppure ci accorgiamo che appunto quegli schemi valoriali che magari si consideravano fattore comune, poi non è detto che siano così fattore comune neanche tra le donne, fra di loro. E allora forse conviene, come dire, pensare che serva invece continuare ad avere un'idea di politiche di genere, un'idea di pari opportunità, e portare nella vita che ognuno di noi, nell'attività che ognuno di noi svolge, dall'attività professionale a quella politica a quella sociale, portare avanti delle idee, perché, ecco, questo è il secondo elemento: le politiche di genere credo che possano avere successo solo se non stanno chiuse nei loro confini, ma sono viste nell'ottica in cui già la diceva, cioè come una lettura
dal punto di vista delle donne, come un'analisi dal punto di vista delle donne, come un contributo dal punto di vista delle donne di politiche che sono le politiche industriali, le politiche di sviluppo, le politiche sociali, le politiche per la sanità. Io credo che debba essere una sorta di lente di ingrandimento, una sorta di cavo occhiale, più che un'idea di una cosa chiusa. Come dire, non ci sono temi delle donne consumate all'interno delle organizzazioni femminili o degli incontri per le donne. Credo che questa visione, per chi ce l'ha ancora, ce l'ha, magari qualcuno ce l'ha ancora, è decisamente superata. Noi dobbiamo pensare invece di portare le nostre informazioni, le nostre conoscenze, il nostro sapere, il nostro modo di essere, che non è quello di imitare modelli maschili, ma quello anzi di portare avanti modelli diversi, modelli che si possano integrare con quello maschile, portarli nelle competenze di quello che è il mondo delle professioni e il mondo sociale delle nostre comunità. E allora in questo senso c'è un percorso ancora da fare, c'è un percorso ancora da fare, perché comunque abbiamo ancora di fronte delle realtà con grosse discrepanze, con grosse differenze dal mondo del lavoro al mondo appunto del lavoro e delle professioni, al mondo della politica. Sappiamo benissimo che le donne non hanno ancora la stessa affermazione che possono avere gli uomini, a partire dal livello di disoccupazione che è sempre più pesante per le donne, a partire dalla loro possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, che comunque è più difficile, alle carriere che sono più ostacolate, alle differenziazioni salariali che ancora esistono. Quindi sono ancora tanti gli elementi che, come dire, creano degli ostacoli nel percorso di vita lavorativa e professionale delle donne. Nella politica questo aspetto è ancora più accentuato, insomma credo che non raccontiamo cose nuove nel dire che non è facile per una donna arrivare a determinati livelli e posizioni, e comunque per le donne che ci arrivano è sempre indispensabile essere competenti, perfette, adeguate, non avere problemi di tempi, essere disponibili, essere sempre pronti, e magari non sempre tutte queste caratteristiche vengono richieste nei colleghi uomini. E quindi nella politica insomma non è facile, la politica dei tempi e dei modi che sono ancora molto al maschile. Ma mondo delle professioni, mondo della politica, mondo dell'impegno sociale, si scontra sempre per le donne, o comunque ha sempre difficoltà di confronto con il famoso tempo, il famoso tema della conciliazione. E anche questo, ahimè, non è un argomento superato. Perché ci sono alcune parole che forse diventano vecchie negli anni, però i temi non si risolvono e quindi vecchie non lo sono. Perché questo tema della conciliazione dei tempi fra il lavoro familiare, il lavoro di cura e il lavoro dell'impegno professionale e sociale per una donna è ancora oggi un problema. È ancora oggi un problema perché, guardate, nonostante voglio dire, nelle coppie più giovani, voglio dire, nell'evoluzione della vita familiare si sia spostato un po' il carico del lavoro, ci sia maggiore collaborazione nell'ambito delle famiglie, ma insomma le nostre statistiche, tutte le ricerche che vengono fatte su questi temi ci indicano quanto ancora sia sproporzionato il tempo di cura che una donna al giorno dedica alla famiglia e alla casa e quanto sia quello che dedica l'uomo. Quindi c'è ancora comunque una differenziazione molto forte. E allora questo tema della conciliazione è stato impostato in questi anni cercando di potenziare o garantire alle famiglie una possibilità di sostegno di servizi, dai servizi all'infanzia, ai servizi alle famiglie, ai servizi agli anziani, quando in una famiglia c'è una necessità di accudimento di persone anziane. Quindi a creare diciamo, un welfare che sia di tipo universalistico, che sia di sostegno a tutti. Io penso che questo sia un aspetto importante, ma c'è anche un altro che oggi vediamo molto in discussione, perché oggi c'è una grandissima preoccupazione
e questo appunto lo dico con la giacchetta dell'assessore alle politiche sociali, una grande preoccupazione per come si sta cercando in questo paese di ridimensionare lo Stato sociale e quindi quella visione di tipo appunto universalistico di servizi che doveva ancora crescere, perché già oggi noi non siamo soddisfatti dei servizi che abbiamo, già oggi avevamo la necessità di potenziare la rete dei servizi sociali, sociosanitari a sostegno della famiglia, già oggi avevamo una forbice diciamo tra quello che è il bisogno, da quello che è la richiesta e da quello che è la risposta dei servizi, quindi già dovevamo superare come dire una difficoltà, andare avanti in un percorso di crescita. E invece di andare avanti in questo percorso di crescita ci troviamo assolutamente nel rischio, che oggi è un po' più di un rischio, di un ritorno invece indietro, risorse che vengono brutalmente tagliate in questo settore e non vengono tagliate ugualmente ovunque, perché su certe partite comunque le risorse economiche si trovano, ma c'è proprio una volontà di tagliare lo Stato sociale, di tagliare i servizi e di lasciare le famiglie, come dire, o ad arrangiarsi con le loro risorse oppure a rivolgersi al volontariato che viene tanto declamato perché serve che sia un sostitutivo, un palliativo dell'intervento pubblico. Quindi oggi abbiamo questa crisi del welfare che diventa crisi delle famiglie, che diventa però crisi per le donne. Ma abbiamo anche una necessità per diciamo, riuscire a dare una risposta ai temi di conciliazione che anche il mondo del lavoro cerchi di avvicinarsi di più a quelle che sono le esigenze delle donne e delle famiglie. E allora stiamo cercando anche con la consigliera di parità regionale di cercare di fare un lavoro di sensibilizzazione nelle aziende. Anche bisognerebbe avere molto più tempo e dedicare più tempo, perché in questo caso non è un problema di risorse economiche, ma proprio un problema di risorse umane, di tempo da dedicare a questa partita. Perché ci sono alcune aziende che cominciano a capire che se le donne lavorano con tranquillità, forse fanno meglio il loro lavoro e sono produttive capaci sul lavoro, attente, e che vale la pena dare un sostegno, oppure che vale la pena garantire quelle flessibilità organizzative che possono aiutare appunto le donne a lavorare meglio. Ci sono delle aziende che stanno praticando diciamo, delle sperimentazioni proprio sul tema dei tempi di lavoro, sulla possibilità di flessibilità degli orari. Ci sono aziende che stanno sperimentando il telelavoro, ci sono aziende che stanno investendo qualche risorsa, che poi non servono moltissimi soldi, ma qualche risorsa per asili aziendali o per servizi all'infanzia per risolvere un problema comunque di tempi che sono scoperti e che creano difficoltà. E tempi scoperti purtroppo ce ne saranno anche di più da parte della scuola, perché anche questa riduzione delle ore degli insegnanti porterà a aver scoperto il tempo mensa. Io non so nel vostro territorio se questa cosa ha già avuto un impatto piuttosto forte, nel mio sì, ci sono già le scuole medie che non fanno più la mensa perché non riescono ad avere gli insegnanti che coprono l'orario della mensa. Quindi, come dire, ci sono anche la scuola che riduce i suoi tempi e riduce le sue funzioni, diventa automaticamente tempo scoperto per quello che è la tutela dei bambini, l'assistenza ai bambini e ai ragazzi. Quindi insomma, questi servizi che da una parte si stringono e il mondo del lavoro che con qualche sperimentazione ma non è ancora pronto a così permettere alle donne questa flessibilità dei tempi e dell'organizzazione, fanno sì che insomma, questo tema purtroppo della conciliazione sia ancora oggi un problema importante ancora da affrontare. È stato fatto anche un piano dei tempi, degli orari delle città, credo che anche a Spezia, nel mandato
precedente dell'amministrazione Burlando che si è partecipato, però insomma, non è facile anche coordinare, sappiamo la difficoltà solo a, come dire, coordinare nei calendari scolastici, nei dirigenti scolastici, per fare in modo che magari chi ha due figli non si trovi con lo stop di dati con due settimane diverse, cosa banale, però succede anche quello. Quindi poi alla fine le difficoltà che si scontano ogni giorno derivano anche da problemi grandi, ma tante volte derivano anche da problemi piccoli, di mancanza di coordinamento, di mancanza di organizzazione. E quindi, come dire, io credo che ci sia molto da fare ancora sia nel mondo del lavoro, sia nel mondo delle istituzioni, sia nel mondo dell'impresa, cercando di salvaguardare quella rete di servizi che però sono essenziali. Vedete, la Regione Liguria nei 5 anni che ci hanno preceduto, quindi, ha portato avanti un progetto di ampliamento dei servizi di asilo nido straordinari. Si sono incrementati di quasi 5.000 i posti nella regione, si è arrivati a 11.000 posti di asilo nido e servizi per la prima infanzia. Percentuale che ci trova assolutamente allineati con le regioni che sono sempre considerate un esempio, la famosa Emilia Romagna, la Toscana, insomma le regioni che hanno più servizi. La Regione Liguria ce l'ha fatta, ma oggi questo sistema rischia di essere in crisi. Questo sistema rischia perché non ci sono le risorse per, come dire, cercare di mantenerlo in vita, perché non basta che vengano date risorse per gli investimenti e per aprire dei servizi, perché poi i servizi hanno la necessità di essere mantenuti e i servizi di qualità costano e noi non possiamo rinunciare alla qualità, cioè dobbiamo che fare in modo che comunque vengano rispettati dei parametri di qualità nei servizi che affidiamo ai nostri bambini. Quindi abbiamo la necessità che ci sia una, come dire, la garanzia della qualità, della professionalità di chi ci opera. Quindi anche qui i costi devono essere poi sostenuti nel tempo, non basta aprire. E questa è un'altra tematica che oggi ci preoccupa molto, perché oggi noi stiamo predisponendo un piano a sostegno degli asili nido e dei servizi dell'infanzia, ma che purtroppo sappiamo che sarà un anno spot, perché abbiamo ancora risorse dello scorso anno, ma nel 2011 questi fondi non ci sono più. Allora sì, la coperta rischia di essere troppo stretta, lasciar scoperte come sempre le famiglie, ma nell'ambito delle famiglie lasciar scoperte le donne che poi si trovano, come dire, a dedicare, a dover svolgere il loro ruolo di cura, credo senza rinnegarlo, ma da sole, senza i supporti necessari, con questa difficoltà di tempi, rincorrendo appunto quello che è un po' l'attività lavorativa, un po' l'attività familiare. Noi stiamo cercando appunto di comunque, pur nel contesto dato così difficile, di cercare di salvare quello che è possibile salvare di questo sistema di servizi. Stiamo cercando appunto di fare un lavoro con imprese, con aziende, che è la cosa forse più innovativa, proprio per portare il tema delle pari opportunità e del tempo di lavoro delle donne all'interno dei posti di lavoro. Stiamo cercando anche di fare qualche progetto di sensibilizzazione culturale, perché come dicevo prima, anche cose che potevamo in qualche modo considerare ormai superate o scontate, non sono né superate né scontate. Abbiamo per esempio messo in campo una serie di attività fatte con le scuole, perché insomma, è sempre importante coinvolgere i giovani su determinati temi, proprio sul ruolo delle donne, sull'immagine delle donne, perché oggi io ho visto un video che hanno fatto dei ragazzi del liceo scientifico della mia città, bellissimo, hanno fatto piacere che a presentarlo fossero tutti dei maschi, quindi non le femmine della classe che si sono dedicate solo a questo lavoro, ma dei ragazzi che hanno fatto un elaborato, un video sul tema delle immagini delle donne molto, molto importante, che abbiamo presentato appunto nell'ambito anche di una campagna dell'UDI sull'immagine delle donne. Perché vedete, questo fatto di pensare a degli stereotipi, di pensare che le donne
sono soprattutto contenitore più che contenuto, mi viene da dire, e che l'immagine diventa l'aspetto, come dire, più importante, l'immagine, l'aspetto diventa la cosa più importante, insomma, per una donna, è una cosa che sta attraversando molto, sta ritornando molto nella testa dei giovani. E io trovo che sia molto, molto pericolosa, perché al di là di quello che è risultato così nei rapporti fra generazioni, nel rapporto fra generi delle giovani generazioni, ci sono anche degli aspetti, per esempio, legati alle patologie che stanno diventando molto significativi. Ora, la questione dell'anoressia, per esempio, il tema dell'anoressia, per esempio, è un tema che un problema, che è una patologia, un problema di tipo sanitario, che sta aumentando in modo spaventoso e che ha sicuramente una connessione con un'idea anche culturale. È chiaro che lì siamo nell'ambito della patologia, è chiaro che ci sono delle dinamiche ben più profonde che portano una ragazza giovane a arrivare a dei pesi 35 kg o 30 kg, però partiamo anche da un discorso comunque legato a un certo modello, un certo stereotipo di immagine e di corpo, come altro problema legato alla chirurgia estetica. Ora, noi in Liguria non abbiamo ancora questo fenomeno in modo devastante, ma ci sono alcune grandi città, Roma, Milano, che sono estetica. Oggi nella nostra regione non è ancora un fenomeno così evidente, ma in certe realtà, come dire, certi fenomeni arrivano un pochino più tardi, magari delle realtà metropolitane, e oggi ci dicono anche, insomma, i nostri medici o psicologi dei centri giovani che lavorano nei servizi delle ASL, che comincia ad esserci anche qui questa ossessione della chirurgia estetica nelle ragazze molto giovani, con dei paradossi, tipo il regalo dei 18 anni che diventa il rifacimento del seno, il rifacimento del naso, il rifacimento di un pezzo del corpo come regalo dei 18 anni. Allora, queste cose non sono, e con tutte le devastazioni, insomma, continuamente, voglio dire, poi in TV c'è tanta spazzatura anche di questi, come dire, trasmissioni che vanno, chissà quante cose sono vere e quante no, ma comunque capita, insomma, sempre di più di vedere queste storie di persone rovinate, deturbate dalla chirurgia estetica, perché si mettono in mano anche di professionisti molto discutibili o di non professionisti. Ecco, quindi, però, perché si arriva lì? Cioè, perché un genitore può spingere una figlia di 18 anni a ricorrere già alla chirurgia estetica? Ma è lo stesso motivo per cui un genitore, come dire, non si scandalizza e non si preoccupa se la figlia, ma non è problema di scandalizzare, non si preoccupa se la figlia ha partecipato a determinati incontri con uomini potenti, perché l'importante comunque è arrivare al successo, arrivare ad avere, a essere famosi in qualche modo, con lo spettacolo, con la politica, non importa. Poi adesso c'è questa facile interscambio tra spettacolo e politica, quindi dobbiamo darci una regolata, imparare a ballare, a cantare, a fare qualcosa, perché c'è questa osmosi tra questi due mondi. Ma ci sono delle ci sono state, ma quella avete letto tutti, insomma, sono state delle dichiarazioni di genitori che secondo me sono state l'aspetto più preoccupante poi delle vicende di cronaca a cui abbiamo assistito. Cioè, come possono dei genitori pensare che quello sia, ecco, allora anche su questi temi stiamo cercando di fare un lavoro, ovviamente più con i centri giovanili, con le scuole, partendo dai ragazzi, perché è da lì, insomma, che bisogna recuperare, sapendo che in questo argomento, come molti altri,
per tanti insegnanti, educatori o famiglie che cercano di costruire, ci sono dei mass media che ogni giorno cercano di distruggere, perché quanto si cerca di andare in un indirizzo, con un indirizzo più di tipo educativo, dall'altra la comunicazione di massa ci distrugge i nostri messaggi educativi e li rende tante volte insomma faticosi nell'affermarsi. Ma io credo che sia importante lavorare anche su questo, e su questo insomma stiamo cercando di lavorare. Ovviamente pur con le difficoltà di risorse che abbiamo, stiamo cercando di continuare a lavorare anche sul tema delle donne che sono più fragili, quindi delle donne abusate, delle donne che hanno subito violenza, che è un'altra tematica che è stata affrontata fra le prime regioni in Liguria. E guardate che non è un fatto banale, perché io qualche anno fa ero stata in un convegno nelle Marche e mi ero stupita perché c'era un assessore donna in regione, un assessore in provincia donna, un assessore comunale donna. Avevamo fatto un'iniziativa, ero stata invitata a questo convegno e non erano riuscite, nonostante diciamo in tutti i livelli istituzionali ci fosse una presenza femminile, in 2 anni non erano riuscite a fare la legge, 2 o 3 anni non erano riuscite a portare a termine la legge sulla violenza alle donne. Perché comunque c'erano sempre una serie di ostacoli, o comunque di una non interesse, o comunque una serie di motivi un po' amministrativi, un po' politici, che avevano bloccato questo testo di legge. Quindi, voglio dire, tante volte anche cose che si danno per scontate, che si pensa che sia facili da raggiungere, poi non sono obiettivi così scontati e così facili. E la nostra regione su questo ha lavorato e delle cose sta facendo. Ma adesso non mi voglio... non voglio farla troppo lunga a raccontare tutte le cose che la regione Liguria ha fatto o che vorrà fare. Credo che sia importante però tornare insomma, al senso che di questa iniziativa e del confronto appunto su questi temi, ripeto, aperto e trasversale, che porti a valorizzare proprio il ruolo delle donne, le capacità, i talenti che ci sono, e anche sfatare un po' qualche mito, magari qualche falso mito, dico io, sul fatto che le donne non sono solidali fra di loro, sul fatto che le donne non sono individualiste, non riescono a lavorare in squadra, sul fatto che c'è un po' questa idea, no? Che le donne... È vero che le donne votano poco le donne, lei è forse è stato un caso particolare, ma in generale se analizziamo i dati elettorali vediamo quanto è la presenza delle popolazioni, delle donne nelle popolazioni, negli elettori, e poi quante donne vengono elette nelle liste. Questo può essere vero, che non è detto che le donne sempre appoggino delle donne. Però io non so, ho avuto una vita particolarmente sfortunata da questo punto di vista, ma io devo dire che ho sempre trovato grande solidarietà, grande collaborazione, grande amicizia con le donne con cui mi sono trovata a lavorare, sia nella vita professionale che nella vita politica. Ma perché credo che nelle donne ci sia comunque una maggiore capacità di visione d'insieme, capacità organizzativa, un senso pratico, che è quello che poi ogni giorno, come dire, ci fa smazzare, scusate il termine, buttare tante cose, e che poi anche nell'attività appunto professionale, che ci porta quella carica in più anche pratica, che porta tante volte a risolvere dei problemi anche in modo più rapido, più in fretta, più in modo più efficace. E quindi io credo che reti come quella che c'è qui, voi che siete qui, ma come tante altre gruppi di donne della Liguria, debbano comunque incontrarsi, vedersi e cercare di valorizzare il loro ruolo, valorizzare le loro capacità e valorizzare i loro talenti, perché ci sono, quindi bisogna renderli visibili e bisogna, come dire, renderli forte in una società che è sempre più complessa, è una difficoltà che esiste in un momento forse anche storico
che rivede qualche passo indietro su alcuni temi e quindi bisogna cercare appunto di non andare troppo a strappi, ma anche lentamente andare avanti in un percorso lineare che vede al futuro. Grazie.